Il maltempo di domenica pomeriggio non ha fermato i momenti di spensieratezza, divertimento e convivialità che l'Associazione dei Colli e l'amministrazione comunale hanno fatto passare ai cittadini del territorio locale. Si tratta del Festival di Primavera, l'evento alle porte dell'estate che si è svolto il 3 e 4 giugno a Calcinelli di Colli al Metauro. Sin da sabato mattina, tanti gli hobbisti e le associazioni presenti su Via Flaminia in Piazza Centrale che hanno vivacizzato le giornate di festa. Giochi e magia per i più piccoli, mentre per gli adulti intrattenimenti musicali e spettacoli, oltre agli stand di Colli Food con cibo per tutti i gusti. Domenica pomeriggio le premiazioni ai cittadini di Colli al Metauro che si sono distinti in vari settori, a livello nazionale o internazionale, oltre a quelle per la miglior vetrina e balcone. A premiare, oltre agli amministratori locali e regionali, anche l'onorevole Antonio Baldelli. Io voglio ringraziare l'amministrazione comunale di Colli al Metauro per l'invito, ma soprattutto voglio ringraziarla per l'organizzazione di questi momenti, di questi eventi che sono per l'appunto dei momenti di valorizzazione del territorio straordinario, e oggi alla promozione del territorio si è coniugata anche la solidarietà con la presenza del responsabile della protezione civile di Meldo, la città duramente colpita dalla recente alluvione in Emilia-Romagna, e gli amministratori di Colli al Metauro hanno l'orgoglio di avere i loro scout e le loro guide come volontari a sostegno delle popolazioni dell'Emilia-Romagna. Un fine settimana importante per tutto il territorio locale, ha ricordato il sindaco Pietro Briganti. Sono due giornate importanti per un evento importante che solitamente richiama una grande quantità di persone che scendono quando la svolgiamo in primavera, proprio perché sono i primi eventi che ci sono sul territorio. Comunque, nonostante ciò, nonostante siamo arrivati in un periodo di estate, quasi estate, devo dire che c'è stato comunque movimento, soprattutto la serata di sabato, il sabato sera, e anche la domenica, nonostante le condizioni meteo, perché è iniziato a piovere, a fare brutto tempo nel primo pomeriggio, abbia un po' spezzato la giornata, devo dire che comunque c'è stato movimento. Antonio Locascio, direttamente da Canale 5, ha animato con la sua energia il pomeriggio di sabato, mentre domenica Gianluca Impastato di Colorado ha intrattenuto con il suo spettacolo tutti i presenti. Ma da buon sommelier, il nostro vino com'era? Beh, un grandissimo vino, grandissimo, i vini delle Marche sono straordinari. Diciamo che io, il mio preferito è la Passerina.